Eh sì, quello che avete appena visto era l'unboxing di Blackberry Priv, il primo smartphone Android della società canadese. Un intuitivo davvero bello, davvero di qualità, così a primo impatto e come ben sappiamo a volte la qualità si paga. 779 euro il prezzo per, la, eh, per il nostro paese. Un prezzo sicuramente molto alto, ma devo dire che questo Blackberry Priv ha anche molto da offrire. Vediamo dunque questo unboxing con prime impressioni. Abbiamo già visto cosa contiene la confezione: il carico batteria da 1.3A, cuffie e cavo USB, micro USB. Questo è il eh, soggetto più importante, il Priv. Vediamo subito il fianco sinistro con il pulsante accessione e spegnimento standby. Vado subito, intanto, ad accenderlo. Mentre sul fianco sinistro abbiamo tre tasti, tutti e tre dedicati al volume: volume su, volume giù. Invece quello centrale è utilizzato per la gestione dell'audio di ehm, Android Lollipop, che come sappiamo è leggermente diverso rispetto a KitKat. Sulla parte superiore due slot: microSD e a sinistra è il microSIM e un secondo microfono per rimuovere i rumori di fondo. Sul retro una eh, fotocamera da 18 megapixel con certificazione eh, Schneider kranz scusate la pronuncia, e doppio flash LED eh, con diversa gradazione di temperatura. Il retro è davvero molto molto bello perché è realizzato in misto fibre di vetro e Kevlar, ma soprattutto è gommoso e quindi offre davvero, davvero un buon grip durante l'impugnatura. Sulla parte inferiore porta 3,5 mm per l'audio e porta micro USB. Sul fronte, sotto al display da 5,4 pollici AMOLED con risoluzione 2560 x 1440, abbiamo lo speaker di e, e, sistema e la, ed il microfono. Qua invece capsula audio, fotocamera da 2 megapixel frontale, sensore di luminosità e di prossimità come al solito. Andiamo a sbloccare lo smartphone Android 5.1.1 Lollipop con un'interfaccia molto simile a quella di Android leggermente modificata quella ehm, per andarla un po' a eh, differenziare dagli altri dispositivi. Per esempio il driver delle applicazioni è stato modificato in questo modo con i widget sulla destra e poi in ultimo le scorciatoie. Blackberry Priv, eh, perché tanto si chiama Priv? Perché intuitivo è incentrato sulla privacy, quindi migliora ulteriormente eh, anche di più rispetto a Marshmallow che ha implementato varie eh, o, o funzionalità per la gestione dei permessi, eh, va ad aumentare ancora di più eh, il livello di guardia della privacy eh, e proprio per questo obiettivo abbiamo un'applicazione dedicata che si chiama D-Tech di Blackberry con un insieme di, eh, di consigli, sembra un po' il... Eh, il guardian di windows con eh, appunto i consigli ed il livello di protezione del dispositivo quindi è davvero davvero utile questo, eh, questa applicazione e quindi questo ambito eh, interessante per quanto riguarda la privacy ehm, però blackberry reprieve come dicevo ha molto da offrire perché eh, sotto allo schermo nasconde una tastiera fisica quindi rinasce la tastiera fisica eh, nel mondo diciamo android perché poi i Blackberry l'hanno sempre avuta, praticamente, eh, a parte gli ultimi modelli, e ehm, tastiera che comunque risulta essere molto, molto particolare perché intanto ha i tasti abbastanza ergonomici, dato che sono stati suddivisi a metà e ehm, la parte destra ha la curvatura verso destra, la parte sinistra verso sinistra. Questo cosa, cosa ci indica? Ci indica che, intanto, è un dispositivo pensato per essere utilizzato con due mani, e, ehm, e questo è anche dovuto eh, alle dimensioni dello smartphone, che non vi ho detto. Ma che vi posso eh, accennare, 147 mm se non sbaglio di altezza, 77,9 mm il lato corto, mentre di spessore siamo sui 9,4 eh, mm. Riguardo eh, ancora la tastiera, appunto, che vi stavo dicendo. Inoltre, non è solo una tastiera fisica, ma è anche una tastiera diciamo capacitiva, nel senso che riconosce il tocco e, come vedete, possiamo navigare il sistema operativo ehm, facendo degli swipe sulla tastiera. In realtà, questo è l'utilizzo più inutile che se ne può fare della, di questa funzionalità. L'utilizzo più utile è andare a correggere all'interno del testo alcune parole che abbiamo scritto male o ehm, altre cose. Insomma, una tastiera tutta da scoprire che, ovviamente, vedremo meglio nella recensione. E altre cose da scoprire: questo Blackberry Prive le nascondo nel software, dato che abbiamo diverse eh, chicche Black di Blackberry. Che rendono Android ancora più completo. Ad esempio, ho trovato molto utile in questi minuti di utilizzo la possibilità di suddividere le notifiche per applicazioni. Ora al momento qui c'è solo un'app, però nel caso avessimo notifiche da parte di più app possiamo andarle a raggruppare, quindi vedere solo quelle del telefono, solo quelle dei messaggi, solo quelle delle, solo quelle delle email. Una piccola modifica molto carina e interessante. E riguardo ancora al software, abbiamo ad esempio i pop-up widget, quindi uno swipe sull'icona del calendario e ci viene mostrato il calendario in forma ristretta. Se ci pensate, questa funzionalità è molto simile al 3D touch di iPhone 6S, ma eh, ciò, o meglio, lo swipe ha permesso a BlackBerry di non implementare una tecnologia simile force Touch che eh, su questo display. Comunque sottile, e eh, con questo design eh, forse av non avrebbe potuto implementarlo, forse sì, ma chi lo sa. E la cosa importante è che comunque questo swipe funziona bene ed è molto, molto utile. Ehm, ma non abbiamo solo una tastiera. Eh, fisica, abbiamo anche una tastiera software, quella di BlackBerry, famosa per tutte le sue caratteristiche e che ovviamente ritroviamo anche su questo ehm, BlackBerry Priv. Quindi possiamo andare a digitare il testo con i suggerimenti sulla, eh, su, sopra i tasti e quindi basterà uno swipe sopra le parole che vogliamo eh, inserire. Ehm, che hanno. qui stavo scrivendo un po' qualcosa a caso. Ehm, quindi, inserire le parole basta facendo uno swipe. Questa è un'altra funzionalità interessante. Poi, mo molto simile a SSI Edge abbiamo eh, questa funzionalità di ehm, diciamo collegamenti rapidi sul bordo. Perché, come avete notato probabilmente dal video, il Priv ha il display leggermente sondato ai lati, di più rispetto ad iPhone. A... Sì, scusate, iPhone. Ad S6 Edge ehm, di più, ma ehm, comunque, come vedete, forse potete notarlo. Ehm, comunque, con questa funzionalità molto interessante e carina, che eh, abbiamo già notato essere molto più eh, utile rispetto all'implementazione di Samsung. Prima di passare alle prime impressioni concludo le caratteristiche tecniche dicendovi che il processore è un Snapdragon 808, 3 GB la memoria RAM, 32 GB la memoria interna e 3410 mAh la batteria. Ovviamente non mancano le connettività varie eh, come eh, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, eccetera eccetera. Insomma, BlackBerry Priv è un dispositivo tutto da scoprire dal punto di vista hardware e software le mie prime impressioni intanto scelta secondo me azzeccatissima quella di eh, gommare diciamo così il retro in modo da offrire un ottimo grip essendo un dispositivo comunque eh, un po' ingombrante con questo display ampio e queste eh, comunque queste dimensioni diciamo eh, non proprio contenute eh, devo dire che ho già notato qualche cosa eh, qualche piccola eh, rifinitura eh, dal punto di vista della scocca come questo bordino eh, sulla parte inferiore per migliorare ancora di più l'esperienza utente e diciamo così, ehm, l'utilizzo di questo Priv che mi sono piaciuto particolarmente e che ovviamente vi dettaglierò nella recensione. Anche il lato software inizia a piacervi molto con tutte le varie chicche che BlackBerry ha implementato, ci sono ovviamente anche le applicazioni proprietarie per la eh, sicurezza e non solo, che sono tutte da scoprire e tutte da eh, provare e utilizzare. Quindi io vi rimando alla recensione fra un qualche giorno, tempo di testarlo a fondo e direi più settimana prossima, ma vi consiglio di iscrivervi al canale, quindi cliccate qui adesso eh, per vedere i video dei miei colleghi e non solo, quindi confronti, recensioni di Nexus 6P in arrivo, eccetera, eccetera. Insomma, davvero un canale che è sempre più movimentato e che vi consiglio di eh, seguire. Per questo unboxing con prime impressioni direi che è tutto, io quindi vi rimando alla recensione. Un saluto da Miguel per tutandroid.net.